Ciao Massimo, buon pomeriggio, bentornato sul mio canale. Ho, diciamo così, è da un po' di tempo che pensavo, visto quello che sento in giro, da chi opera in borsa, da chi lavora in banca a un certo livello, che si parla tanto di salvare i propri risparmi da quello che può accadere, dal crollo del dollaro, che ormai da tempo che si parla, anche dell'euro ovviamente, che è collegato, e tante altre cose, si parla appunto di questi investimenti in oro appunto, cioè di acquistare oro. Chiaramente noi non siamo qui a vendere nulla, ma siamo qui solo per consigliare di come salvare i propri risparmi, anche perché poi ci sono tutte queste forme che tu se già sai meglio di me, dei Bitcoin, eccetera, eccetera, in cui c'è, insomma, non si capisce niente, sono cose che però bisogna sempre prenderle con la dovuta informazione per non rischiare di prendere schiaffoni in faccia, perché perdere i soldi che magari uno dalla vita mette da parte è una cosa gravissima. Quindi io vorrei proprio dedicare al mio canale qualche, non so, qualche, diciamo, uno spaziettino proprio perché i miei diciamo, follower, i miei seguaci possono, magari chi ha qualche risparmio, possono salvarlo e quindi preservarlo da eventuali rischi di inflazione, di crollo monetario o peggio ancora di crollo del sistema. E penso che sia utile che si dia questa informazione. Ripeto, noi qui non vendiamo proprio un bel Se sia niente, successo, ma diamo dei suggerimenti e basta. Poi chi vuole capire capisce, chi no, insomma, perché anch'io ho già deciso che voglio anch'io prendere qualcosa, investire qualcosa proprio su questo metallo, che è comunque alla fine della fiera oggi è la vera moneta, per questo è stato di fatto, e per seguire insomma l'andazzo del sistema dell'economia che purtroppo noi siamo messi fino al collo, ma comunque salvare quei pochi soldi che si hanno. Ci ho detto, mi scuso la lungaggine, ti lascio la parola per entrare nel merito e poi vorrei anche chiederti, ma dopo, qualche domanda su Bitcoin, tanto per erudire i nostri amici che sono a casa. Prego. va bene, beh, intanto un saluto a tutti e grazie Ubaldo. Dunque, questa qui è una prima puntata che facciamo, no? Una sorta di introduzione che ci è venuta in mente così parlando. E io da tempo, chi mi segue magari un po' di più lo sa, anche 2 o 3 anni fa ho cominciato a parlare dei problemi relativi poi al grande reset, studiando, mettendo insieme la trilogia sul nuovo ordine mondiale, che è ancora disponibile se la volete nel formato ebook. In questo momento la do gratis, gratuitamente. Tutti coloro che mi seguono me la possono richiedere a questo indirizzo qui di posta elettronica e io le la mando volentieri. Spero che abbiano il tempo e la voglia di leggerla, perché nella trilogia ci sono un pochino spiegata tanto, no, di queste molte cose che stanno succedendo oggi. Mi sono accorto facendo questo studio che c'era qualcosa che non tornava, c'era di nuovo questa bolla speculativa finanziaria a Wall Street. E ogni purtroppo ogni 10-15 anni c'è questa poi crisi che scoppia, no? Ricordiamo l'ultima del 2008 con il cosiddetto subprime, e poi precedentemente ci sono state quasi sempre, direi in maniera ciclica, perché purtroppo, come dico anche un po' per battuta nella trilogia, nei miei interventi, Wall Street è un po' come fosse un sistema guidato da maghi. Loro fanno queste magie, non riescono a creare prodotti e servizi creando soldi, ma sono delle vere e proprie magie. In realtà di vero non c'è niente, non c'è quasi niente. Ovviamente Wall Street è collegato ai grandi finanzieri internazionali, BlackRock, Fidelity e come si chiama quell'altra. Ecco, poi ci sono tutte le strutture delle banche sotto, e poi ci sono i broker, quindi tutto un sistema che è fatto apposta per autofinanziarsi. E chi ci rimette alla fin fine siamo noi, perché anche gli stessi broker guadagnano quando noi come clienti si compra, ma anche quando si vende. Quindi in teoria loro sono più che contenti quando poi c'è una crisi finanziaria, perché il cliente inizia a vendere, inizia a vendere, inizia a vendere, e loro in pochi giorni fanno un sacco di soldi. Ecco, funziona un po' in maniera un po' bizzarra anche questa cosa, che purtroppo molte persone non
non lo sanno. Io sono stato 20 anni a New York, ho sempre seguito un po' queste cose, magari ci sono un pochino più dentro. Allora cosa mi è venuto in mente? Già io 4-5 anni fa volevo investire dei soldi e ho contattato questa azienda in Germania. Sono riuscito a trovare esattamente l'azienda che volevo io, cioè volevo un'azienda che mi potesse, diciamo, garantire, dare, buonasera Emanuele, un certo aiuto, no? Una certa affidabilità per l'investimento che dovevo fare e l'ho trovato in Germania. Questa azienda si chiama Auvesta e quando è venuta fuori questa cosa qui della speculazione finanziaria che poi mi sono trasferito in Tanzania. In questo momento io vi parlo da Kigamboni, è una zona a sud di Dar es Salaam, il grande porto della Tanzania, dove mi sono spostato ormai 2 anni fa. Il tempo passa velocemente. Il 19 della prossima settimana farò esattamente 2 anni che sono qua. E mi interessa approfondire il discorso dell'oro e poi dovevo, in un certo senso, sono ancora giovane. Ho smesso di lavorare e ho abbandonato tutta New York, dovevo ricrearmi qualche cosa. Poi non sono uno che sta con le mani in mano. Quindi diciamo che uno dei progetti principali è stato quello di crearmi un'operazione di studiare il mercato e tutto quello che c'è intorno. Mi sento. Ti sento anche un po', sei un po' disturbato, non ti sento. Perché sono la solita linea, io vivo, mi scuso, vivo in un villaggio, proprio un villaggio, io sono l'unico bianco e qualche volta la linea funziona così, poi in questo periodo anche il periodo delle piogge e le linee funzionano ancora peggio. Comunque questa è stata una scelta di vita. Dicevo che venendo da New York mi dovevo ricreare una sorta di professione e una delle cose principali che sto facendo oggi è quella di promuovere l'acquisto dell'oro, cioè di diversificare in oro. In definitiva, siccome i mercati finanziari presentano in questo momento una grande volatilità, si dice, per cui il Bitcoin ha perso un sacco di valore nel corso dell'ultimo anno, ci sono ormai migliaia di criptovalute che i clienti non sanno più, persone non sanno più dove investire, teniamo presente che questi sono bene o male, direttamente o indirettamente, tutte quelle creazioni che vi dicevo prima, no? Inventate, messe a punto da maghi, da gente super esperta della finanza, quegli stessi che si sono inventati i derivati, ti ricordi, Ubaldo, che sono spariti praticamente e che però sono una mancante. Derivati che io ho soprannominato, ho chiamato avariati, no? Perché in questo momento, anche fossero stati roba buona, dopo anni e anni che sono lì, sono andati, sicuramente sono scaduti. E il grande dei problemi, secondo me, sul mercato finanziario che abbiamo oggi sono dovuti proprio a questi prodotti. Allora, vediamo, come dicevo, diversificarsi, non è una intendere proprio tutti i modi di banca. Esiste un concetto della diversificazione che è più conosciuto, no? Cioè i soldi si investono un po' in azionari, magari una volta si poteva pensare anche al Bitcoin, si compra una casa, ne comprano due, e poi si dovrebbe comprare anche un po' d'oro, magari un po' di più, sa, di dipinto, che ci appassiona. Mettere i soldi, investire i soldi in tappete, così che qualora uno di questi male, naturalmente non si perde tutto e quindi ci salviamo il patrimonio. In questo particolare momento, uno che ha per esempio 100.000 dollari in fondi azionari oppure in Bitcoin oppure in criptovalute, a mio avviso, parlo adesso come, diciamo, come consulente, è sciocco, è addirittura folle tenerli tutti in banca, tenerli tutti investiti in queste cose. 50% secondo me dovrebbe immediatamente essere dismesso, soprattutto quei fondi che non rendono più, non ha importanza se hanno perso un 10-15%. Ricordo che 4 mesi fa ormai la FXT, la seconda compagnia più grossa al mondo di raccolta di criptovalute, è andata fuori business e tutti naturalmente i clienti hanno perso soldi, hanno perso centinaia di migliaia di soldi.
e questi soldi non li recupereranno più. Quindi meglio perdere magari un 10-15%, però reinvestire subito in oro, che l'oro poi dopo se ne parla, è l'unica vera moneta esistente da 6.000 anni. Io ho letto tanti libri, adesso sto leggendo questo libro qui, lo vedete? Oro, sì. Oro 6.000 anni, fra storia e leggenda, è stato molto bello, mi è stato dedicato, mi è stato donato dal professor Paolo e quindi me lo gusto tutto. È un libro che è molto importante per quello che dice nei testi, però è molto importante anche dal punto di vista simbolico, perché io, chi mi segue un pochino di più, sa che seguo anche il discorso della simbologia che è venuta fuori proprio mettendo a punto la trilogia, che è molto più importante tante volte delle parole, cioè ci sono i codici, i cipher, la numerologia, la gematria, la cabala, sono tutte scienze nuove per noi, che però sono determinanti per capire, conoscere un pochino, per capire gli eventi che in parte quelli che succedono, anche quelli che succederanno. Anche con altro, recentemente ho fatto un piccolo studio, però credo abbastanza interessante, poi abbiamo fatto i video sul fascismo, sul nazionalsocialismo, su una storia, queste cosettine qui sul canale di YouTube, una prospettiva un pochino diversa da quello che vi direbbe uno storico normale, diciamo uno storico accademico. Allora, come funziona il discorso dell'oro? Facciamo l'esempio. Io nel corso di questo ormai ho bisogno di fare a disposizione di coloro che sono interessati, che potete leggere gratuitamente sul sito mentaperta.net, sempre questo qua. C'è un po' di problema, per la miseria. Il mio sito a mentaperta.net potete leggere la storia di un tradimento, dove si spiega l'oro, la storia è stato l'unico mezzo, no? Utilizzato come moneta di commercio fino alla creazione praticamente della Federal Reserve, cioè prima la moneta fiat, cioè sempre stata per gli ultimi 200 anni. Ma in linea di massima abbiamo sentito i problemi recentemente che ha avuto la Credit Suisse, e quindi nel 1996 la Svizzera è entrata a far parte del Fondo Monetario Internazionale della Banca Mondiale, e naturalmente a quel punto fai parte di un gruppo che ti devi allineare e adeguare alle disposizioni che ti danno. In quel momento la sovranità è la prima, mettere al sicuro da in parte questa cosa si fa anche noi questa, perché questa che utilizza per, diciamo, depositare l'oro, uno è a Zurigo, l'altro è a Singapore e l'altro non mi ricordo se è in Germania. Ecco, tutti questi cavò sono importanti perché sono in definitiva protetti da una legge internazionale che si chiama la legge del trust, per cui quando un bene è messo di un cavo di questo tipo, qualsiasi tipo sia il bene, può essere anche un quadro, un dipinto, eccetera, e nessuno lo può toccare. Quindi diciamo che qui c'è una doppia, se volete, tripla garanzia da parte di questa azienda. Non tutte le aziende operano in
questa maniera, soltanto le aziende naturalmente di grande livello, di grande prestigio, che hanno grandi clienti, che naturalmente non vogliono rischiare assolutamente nulla. Quindi l'unica cosa che nella City di Londra si sono potuti inventare è questa legge di trust, per cui può scoppiare anche la terza guerra mondiale. Dopo la fine della guerra, l'oro fra 5, 10, 15 anni sarà ancora lì, depositato. E se noi siamo... Purtroppo Massimo ha dei problemi di linea pazzeschi. Aspetta un attimo, vediamo se rientra. Ciao Gian Po, ti chiamo io per un po'. Aspetta un attimo, ti chiamo io. Scusa. Vediamo un po' se rientriamo. Ciao Massimo, eccomi qua. Allora scusate, abbiate pazienza. Ne lo so, hai questo bello prendilino, spero che... Sì, speriamo di risolvere. Purtroppo ho avuto sfortuna, perché ci sono dei sistemi che ti permetterebbero, no, di migliorare diciamo il servizio. Purtroppo c'ho grande proprietà mia e mi blocca il segnale. Ecco, mi blocca il segnale sull'antenna che è di dietro. E quindi purtroppo non ci posso fare niente, bisogna sopravvivere e fare come si dice di necessità virtù. Allora dicevo che questo deposito è configurato in una maniera che non tutte, per esempio, le stoccaggio di oro utilizzano un sistema del genere. Quindi io sono assolutamente tranquillo nel proporre questa azienda fino a questo momento piuttosto che un'altra, ma io non lavoro, però io in questo momento possiamo finalmente anche suggerire con un'azienda di Valenza può per l'acquisto di oro sfuso, perché tenere in casa 5-10 mila euro di oro, qualsiasi cosa venga, è una cosa di buon senso che tutti dovrebbero fare. La consulenza sull'oro è gratuita, io non vedervi niente. Io adesso vi dico delle cose, se pensate che le cose che vi dico abbiano buon senso, mi contattate. Consulenza è gratuita, sia per quello che riguarda l'investimento con una veste, sia per quello che riguarda l'investimento sull'oro. No, io direi, dicevi qualcosa? Sì, io voglio dirti questo. Purtroppo da casa molti non riescono a sentirti bene. Allora io suggerisco a questi di qua di iscriverti, ti lascio il tuo email ancora, di iscriverti. E casomai di fate fra voi una videochiamata, non so, con WhatsApp, quello che sia, vi iscrivete fra voi e chi vuole intervenire faccia. Poi allora facciamo una cosa ancora più semplice, Ubaldo. Invitiamo tutti coloro che sono interessati, va bene? Sì. Seguirmi sul mio canale di Telegram. Loro possono andare su Telegram, digitare consulenza oro, oppure scrivermi a MM Guerrieri, chi mi vuole seguire, gli mando il link. Esatto. E io faccio questi interventi. Direi di sì, è l'unico a fare così, perché almeno così insomma suscitiamo un interesse concreto. Cioè qui, come detto prima, qui non si vuole vendere niente, ma neanche per idea, ma si vuole dare dei consigli. Per cercare di capire, esatto, cercare di capire, no? Ecco, a me questo voglia di fare questa puntata è venuto ieri qua, quando sotto a pranzo del mio amico, che è un operatore di borsa da tantissimi anni, e mi ha suggerito anche lui di investire nell'oro, perché è l'unica cosa sicura al momento. E mi ha fatto un discorso abbastanza chiaro, anzi molto semplice. E allora io oggi ti ho chiamato apposta perché tu possa appunto dare la consulenza a chi, i nostri amici vogliono appunto investire in questo settore. Tra parentesi, Guerrieri ha anche un consulente qui in Italia che, nel caso siete interessati, poi ci pensa lui a farti i contatti. Quindi voi gli scrivete a lui, gli chiedete tutto quello che volete chiedergli,
poi se volete anche sentirmi sul canale, lui c'ha un canale Telegram che possiamo il sabato alle 9. No, voglio rispondere a Franco Delle Stelle. Per evitare degli equivoci, qui non si tratta a chi dobbiamo credere, si tratta che seri operatori economici da me interpellato, di cui uno ieri che mi ha invitato a pranzo a casa sua, mi ha consigliato di mettere in guardia i risparmi e di prendere l'oro, che è l'unica moneta che oggi c'è, che mantiene quel valore da sempre. E da 6.000 anni. Appunto. Ma, Ubaldo, finisci e poi ti dico una cosa molto importante. Finisci. No, io rispondo a Franco Delle Stelle, ma anche altri fanno questi dubbi. No, non dovete credere niente. L'oro, basta informarvi, è l'unico bene di rifugio in questi momenti difficilissimi, in cui domani mattina monete come l'euro e il dollaro possa diventare carta straccia. E da un momento all'altro può scoppiare un fin mondo come neanche ve lo immaginate. Perché ieri sono stato a pranzo con questo signore qua, è stato chiarissimo. Cioè, lui mi ha dato una confidenza che non può dare, ma mi ha dato in amicizia, anche perché gli ho fatto dei favori, quindi c'è stato uno scambio proprio di cortesia, e lui mi ha consigliato questo. Adesso, allora, sapendo che Massimo Guerrieri mi presenta, ha da tempo attivato una consulenza di questo genere, c'è della gente che ha già fatto e non si è lamentata, allora a questo punto perché non credere? Boh. Anch'io lo faccio anch'io e lo fate anche voi se volete farlo, tutto qua, non c'è niente da credere, no, c'è da constatare, informarvi, insomma, né più né meno, tutto qua, non c'è qui nessuno vende nulla. Allora, esatto. Prego, se Marco, adesso mi sentite, grazie Brad, se adesso mi sentite un pochino meglio, io mi scuso di nuovo, purtroppo tanto funziona bene, non so come mai, quando faccio gli eventi su Zoom, con Zoom funziona sempre tutto benissimo, anche Skype. Quando faccio YouTube con Streamweaver, come si chiama, questo qui c'è sempre questo problema, vabbè. Proprio per evitare qualsiasi dubbio, Franco e anche gli altri che sono dubbiosi, io vi capisco, anch'io ero dubbioso, ho messo insieme il report, un po' di pazienza. Leggete, e la cosa più importante che potete fare per chiarirvi l'idea è quella di documentarvi. Non dovete stare a ascoltare niente, nessuno. Ascoltate un pochino, poi dovete documentarvi per conto vostro, dovete approfondire. E vi devo dire che purtroppo nel settore dell'oro non ci sono persone, secondo me, siamo un quattro gatti. È uno dei pochi, secondo me, onesti intellettualmente, ma è alle Bahamas e non è che segua più di tanto questa cosa. Poi ci sono dei venditori d'oro, gente che lavora in oro da anni a Banco Metalli, allora è chiaro che hanno interesse a vendervi l'oro. Io non ho da vendervi niente, io vi dico, vi faccio un'analisi generale, diciamo, e poi dopo scegliete voi anche dove comprarlo. Però dovete agire, dopo che vi siete un attimo documentati, leggetevi attentamente il report, scrivetevi le domande importanti che avete, poi mi chiamate, vi faccio la consulenza gratuita. Sì, più di così. Ma dovete agire, non tenete tutti i soldi in banca lì a piangere, che col grande reset non si sa quello che può succedere. Il nostro quando, i nostri soldi quando li abbiamo presi, accidenti a questa linea, scusatemi, e li abbiamo messi nel cavò di Ovesta, non ce li toccherà nessuno, perché i soldi, fino a che sono in banca, c'è il copyright, sono soldi della banca centrale. Nel momento in cui noi li trasferiamo, facciamo una magia, li leviamo dalla giurisprudenza, dal copyright della banca centrale e ce ne riappropriamo come patrimonio. Vi sembra una cosa da niente questa? Parlatene con un giurista o con un avvocato minimamente preparato. Va bene? Certo. E questo è il punto fondamentale. A quel punto li teniamo lì e ci ha dato una cosa dal punto di vista molto importante. Naturalmente poi
saluto tutti, abbiate pazienza, Alda, cioè, Alberto, non ho la maniera, la possibilità di sapere salutare certo, tutti. Certo, no, ma allora, si parla molto, attento bene Ubaldo, anche te, prego. Si parla molto di investimenti in oro come bene di rifugio, no? Attento, bene di rifugio, cioè si investe in oro perché proprio non ne possiamo fare a meno, allora si mette lì, così fra 5-10 anni avrà fatto il suo passettino, no? Allora io vi parlo di numeri che io vi posso documentare perché sono pubblicati su tutti i siti, quindi io non ho inventato niente, vi porto solo all'attenzione quello che ho notato di interessante. L'oro è stato il prodotto tra virgolette finanziario, cioè equivalente come investimento a un altro prodotto, perché l'oro non è un prodotto finanziario, l'oro è solo oro, che dal 2000 al 2020 ha fatto 5 volte. Ora ditemi, qual è quell'altro prodotto che ha zero rischio? Faccio anch'io il segnettino, vedi Ubaldo? Faccio anch'io certo. Ogni tanto. Lo vedi, riconosci? Che con zero rischio vi ha fatto guadagnare 5 volte. Non esiste nessuna azione di nessuna azienda del mondo, la più florida che volete, prendete l'azienda numero uno, Amazon, andate a controllare il trend. Ma poi le share hanno sempre un certo rischio, no? Perché se c'è un crollo del mercato, a perdere il 50% non ci vuole niente. Quello che è successo al Bitcoin lo scorso anno. In questo caso non c'è nessun rischio. L'unica cosa che c'è da fare è quella di pagare un piccolo deposito, perché quando l'oro è deposito, ma te ne dico un'altra. Negli ultimi 5 anni, vediamo se ritornare. Negli ultimi 5 anni, quindi parliamo dal 2018 al 2023, questo periodo qui, l'oro è cresciuto del 44%. No? Allora vi chiedo, qual è che il prodotto che durante la pandemia fino adesso ha garantito il 9% netto all'anno? Trovatemene uno. Appunto. Quindi ragioniamo sui numeri, perché i numeri, quando sono corretti, no? Diciamo, non mentono mai. Sono un po' come i proverbi e come i segni, come la simbologia. La simbologia non mente mai se la conosci e se la sai interpretare. Quindi l'oro, io sono arrivato anche alla conclusione, che è stato volutamente fatto sparire dagli investimenti. Ricordiamoci che tutto è successo con la creazione della Federal Reserve, non voglio annoiare con tutta la storia, ma è stato fatto sparire come possibile investimento, perché naturalmente la gente doveva mettere i soldi nella borsa, ma se lo sono all'elite se l'è tenuto per sé, perché è chiaro che siccome loro sanno che il vero investimento è quello, più è un prezzo e più loro ne possono comprare, non sono mica scemi. Quindi tutta questa politica loro l'hanno fatta apposta per fregarci, in definitiva. Capito? Senza dubbio. Questo ci sono arrivato poco tempo fa. E questi numeri, se no, non si giustificherebbero. Volevi parlare un attimo del Bitcoin? Volevi sapere del Bitcoin? Ubaldo è occupata la linea. Mi aveva chiesto di parlare del Bitcoin. Allora, il Bitcoin... Ti parlo del Bitcoin, infatti, proprio la domanda su questo. Bitcoin è un prodotto interessante, nel senso che le valute sono sotto il controllo centrale di qualcuno. Il Bitcoin è stato studiato in una maniera tale per cui non c'è un controllo centrale, sta blockchain, no? Non c'è un controllo, per cui in teoria dovrebbe essere libero, cioè dovrebbe essere una cosa, credo che l'abbia inventato un giapponese, anche il nome, ha fatto un po' di ricerca anni fa, e l'ha messo sul mercato un po' così. Allora, io sinceramente a queste cose qui ci credo molto poco, perché secondo me quando girano tanti soldi
I controllori magari si nascondono, però ci sono sempre. Volete un esempio? Se fosse così libero il Bitcoin, probabilmente sarebbe ancora uno dei migliori sistemi di investimento, perché ci sarebbe l'oro e il Bitcoin, ci sarebbero altri. Invece ha perso anche il Bitcoin. L'oro è andato su piano piano. Ricordo che avevamo previsto che l'oro avrebbe sforato 65, era a 58.000 dollari a dicembre, io l'ho scritto anche nel report. La scorsa settimana ha sforato il 65, oggi intorno a 63, ve lo dico subito, 64.347. Questo è il prezzo del fixing di Londra, attenzione, non è il prezzo se lo compriamo noi, non facciamo confusione, perché anch'io per molti mesi sono stato un po' confuso da queste cose. Questo è il prezzo del mercato all'ingrosso, cioè se una raffineria vuole comprare oro, lo paga quel prezzo lì. Prezzo che si paga grosso modo quando si va a vendere a Dubai, si paga quel prezzo lì con il 100% di sconto. Ma non è che se io come privato lo vado a comprare, lo pago quel prezzo lì. Ovviamente il prezzo all'ingrosso non è il prezzo di taglio. Quindi bisogna mettere sopra il guadagno del rivenditore. Anche queste qui sono tutte cose importanti che io chiarisco, che la gente non mi dice, perché come dicevo io, proprio esperti non ci sono in questo settore. Io non posso suggerire di investire in questo momento in Bitcoin e in monete cripto, perché siamo molto vicini, dicono tutti, a questo grande reset, la parola in inglese vuol dire azzeramento. Azzeramento di tutto, di tutto quello che possono azzerare. Probabilmente anche le nostre case banche saranno azzerate. Quindi siamo molto attenti, perché sarà un cambiamento. E questo è tutto scritto, tutto spiegato, non nel libro del Grande Reset, come tanti sbandierano, che è un libro soltanto relativo al Covid, ma in un libro scritto anni prima da Klaus Schwab, che si chiama La Quarta Rivoluzione Industriale, dove lui dettaglia, questo è uno dei libri più importanti, perché è uno dei pochissimi che dettaglia proprio in maniera precisa così quello che succederà con l'inserimento dell'automazione, dell'intelligenza artificiale, la creazione dell'uomo Dio, ci ha spiegato tutto lì, basta leggerlo, purtroppo è in inglese, in Italia non si legge quasi più l'italiano, figurati se si legge l'inglese. Questo è il problema. Allora, vediamo un po', ci sono delle domande o qualcuno fa delle vediamo un po'. Le banche centrali domande, anche commenti, Ubaldo, anche commenti, su Alberto, che dici? Dico commenti, molti sono buttati lì. Era soltanto, vado all'unico commento, così ha detto sono cose da verificare, certo tutto è verificabile, ovvio, non è che qui diciamo cose che... Io sono uno dei pochi autori che quando vi cita una cosa, cita sempre la fonte, andate a leggere il report e ci sono scritte tutte le fonti, sono dei pochi che fa questa cosa qui, che è l'unica cosa per avere un minimo di molti parlano e non dicono assolutamente niente. Andatevi a rivedere tutti i video che ho fatto, la serie che ho fatto con Ubaldo, ero ancora a New York due anni e mezzo fa, in cui vi cito tutti i dati, tutte le statistiche, tutte le fonti, i link, eccetera. Kayan Alberto Sohi, sto libro in inglese, come cazzo si chiama? Allora Kayan, facciamo una bella cosa, siccome io questo linguaggio non lo posso accettare, non ti dico come si chiama, o ti comporti in maniera educata o per me, se no puoi anche andare a quel paese, te lo dico, ti rispondo così perché sono una persona educata. Non ci seguire più, gente come te non la vogliamo. Vogliamo gente umile che si approccia per la prima volta a queste cose e ha l'umiltà, la tranquillità,
la voglia di capire. Beh, bisogna capire, quindi, se non vedi il commento, non lo vedi, quindi ti comporti in maniera educata, o io se ti scusi in diretta, te lo dico il libro, se ti scusi non ci sono problemi, però ti devi scusare. No, infatti l'ha scritto, scusate come si chiama, sì, infatti l'ha scritto, adesso ho capito chi è, insomma, no, peccato che è una persona anche simpatica che esprime così, non è che va bene. Delle, si chiama Oro, 6.000 anni fra storia e leggenda, delle edizioni Polis, è una piccola opera d'arte, per chi è interessata può contattarmi me o contattare l'editore, credo che possa avere anche con un bel po' di sconto, ora non lo so di preciso, 50 pagine, foto che sono anche foto simboliche, foto in cui si vede per esempio il link chiaro tra, tenti bene, l'oro, gli ordini iniziatici, le deità solari, Horus. Non a caso io ho scelto il simbolo di triangolo del canale Telegram, no? Il simbolo è il triangolo con l'occhio di Horus, che ho ripreso dal libro di Ferdinand Lips, Le guerre dell'oro, che è stata la base che ho seguito per mettere insieme tutta questa storia, poi mi hanno regalato questo. E ci ho scritto Horus, sole, oro. Capite? È tutta una cosa collegata. È tutta una... L'oro ha per loro una valenza spirituale, così come per noi ce l'ha Gesù Cristo, che posso dire, o Dio, stessa cosa. Loro venerano l'oro, va bene? Allora, se ci sono delle domande, se no magari come primo intervento chiudiamo qui. Sì, perché domande non ne vedo, quindi niente. Allora, per il momento siamo qui, che abbiamo già detto abbastanza, poi facciamo tre puntate e andiamo avanti, qualcuno da casa per le domande. Nel frattempo ho scritto il tuo indirizzo email, così ti possono scrivere e cominciano a farsi un'idea, magari lo dicono anche gli amici loro, familiari. Dammi due parole, dammi due minuti, Ubaldo, perdonami. Sì, prego. Velocemente, non vi voglio annoiare. Sì, vi ricordo che io sono il promotore del piano B e piano C per coloro che si vogliono spostare anche temporaneamente in Tanzania o a Zanzibar. Lo scorso anno sono venute circa 20-22 persone a trovarmi, una di loro si è trasferita recentemente, nel dicembre, Franco, è già qua, e loro che sono interessati, che vogliono mettere insieme un piano qui, perché chi ha un pochino di soldi, bisognerebbe che si facesse anche delle domande, perché purtroppo gli anni a venire, soprattutto in Italia e nell'Occidente, saranno anni molto duri. Per esempio, tra poco inseriranno il passaporto digitale e per scaricare il passaporto digitale dovrai essere vaccinato. Senza la vaccinazione al Covid non lo puoi scaricare. Questo l'hanno detto loro in tutte le maniere possibili e immaginabili. Io ho la soluzione anche per questo problema, per chi è interessato. Ora non c'è tempo per parlarne, poi ne posso neanche parlare. Però... se c'è qualcuno che è interessato a mettere insieme il piano B, vi ricordo che io sono venuto in Tanzania perché la Tanzania, con Zanzibar, è stato l'unico paese al mondo in cui non c'è stato Covid, non c'è stato lockdown, non hanno fatto assolutamente niente, anche grazie all'intervento di Mago Fuli. Noi ne abbiamo parlato a lunga sufficienza negli interventi piano B, vieni via con me, fatti con Ubaldo 2 anni fa, li trovate tutti sul mio canale Massimo Michele Guerrieri, va bene? Ve le andate a risentire, io queste cose ve le ho dette 2 anni e mezzo fa. Chi mi vuole contattare per il piano B e il piano C, in questo momento offro gratuitamente i prospetti, che costerebbero 300 euro l'uno, li offro gratuitamente a chi mi scrive, chi mi dimostra interesse. Poi, mentre la consulenza sull'oro, la consulenza sul piano B e piano C
non può essere gratuita perché prende un sacco di tempo, c'è da lavorarci un quanto e naturalmente non si può lavorare. Spero che possiate capire. Io ringrazio Baldo, faccio un saluto a tutti. Sì, parliamo del professor Auriti gennaio la prossima volta, perché voi non lo sapete, ma noi, io ho iniziato la collaborazione all'inizio con Baldo, con l'Accademia della Libertà, proprio in quel momento in cui loro molti parlavano di Auriti, quindi abbiamo seguito tutti noi la storia di Auriti. Sono un super esperto, però so quello che fa. Bene? Benissimo a tutti, grazie Baldo, ci aggiorniamo alla prossima. Ci aggiorniamo, ciao, benissimo, a presto, ciao. Ma che mettiamo